Noi ci auguravamo che alla fine potessimo giocare nel campo nostro perché penso, come ho detto già il giorno della presentazione, che quest'anno più che mai c'è bisogno dell'apporto del nostro pubblico per l'arco di tutto il campionato e quindi di far sì che veramente che abbiamo il dodicesimo uomo in più che ci aiuti a fare risultati, che sarà un anno difficile dove sicuramente faremo di tutto il possibile per ottenere l'obiettivo nostro. Ripeto, per il raggiungimento dell'obiettivo c'è bisogno di tutti quanti, quindi siamo contenti di giocare nel nostro campo. Mi auguro che si possa vivere una situazione come abbiamo vissuto a Vercelli, dove sicuramente il pubblico ha fatto, diciamo, un po' la differenza perché comunque ha spinto la squadra, ma soprattutto anche, ripeto, anche nelle scelte arbitrali, magari sentire l'apporto del proprio pubblico comunque può condizionare. Quindi mi auguro che ci sia questo per l'arco di tutto il campionato. Sapevamo dell'entusiasmo di una squadra che viene ripescata, sapevamo del blasone di una città come Ascoli, quindi siamo a conoscenza del fatto che comunque il pubblico da parte dell'Ascoli sarà numeroso, ma ripeto, a prescindere la campagna acquisti, dove lì non ci possiamo fare niente, e comunque hanno un potenziale economico, come ho già detto la settimana scorsa, dove loro attualmente hanno la possibilità di allestire una squadra più forte di tutto il campionato, anche rispetto a quelli che magari sono mossi benissimo durante il mercato estivo, però noi su tutto questo non possiamo farci niente, noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche di una squadra che si vuole salvare e quindi di non commettere gli errori, perché una squadra che si vuole salvare non si può permettere di commettere certi errori. E a prescindere i giocatori della squadra avversaria, a prescindere il modulo con cui loro scenderanno in campo, tutto dipende da come affrontiamo noi questa partita. No, ma anche negli anni precedenti, il punto di partenza è chiaro che quest'anno sono salite squadre, appunto adesso come Ascoli, come Salernitana, sulla carta non possiamo mica pensare di poter competere contro queste società dove magari fanno 20.000 spettatori o quant'altro. Ma questo è un discorso anche negli anni passati, questo non significa niente, sta a noi sapere che appunto ci sono delle squadre attrezzate rispetto agli altri campionati e quindi bisogna fare sicuramente qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Poi dove possiamo arrivare non lo so, ma di partenza nella nostra testa dobbiamo pensare che sarà un anno di sacrificio perché nel nostro DNA dobbiamo salvarci, dobbiamo andare in campo con la mentalità di una squadra che si vuole salvare a maggior ragione rispetto agli altri anni. Ma io la premessa l'ho fatta, l'importanza del pubblico per una squadra di calcio, però devo dire che io sono rimasto positivamente, il giorno della presentazione sono rimasto stupito dall'entusiasmo che ci hanno portato i tifosi, quindi mi auguro che quello che hanno fatto il giorno della presentazione lo sia per tutto l'anno, quindi ripeto, mi sono rimasto stupito perché nell'arco di tutto il corso del mercato, tutte le situazioni che magari poteva sembrare che stava scemando qualcosa, invece il pubblico devo dire che ha risposto in maniera perfetta e quindi non vedo assolutamente nessun tipo di problema. È chiaro che poi dipende soprattutto da noi far sì che il pubblico venga numeroso, ma ripeto, penso che sia importante anche che ci diamo una mano per il raggiungimento dell'obiettivo. È una partita difficile, ripeto, contro una squadra che bene o male. Anche nella preparazione è un po' una situazione anomala di una squadra che non ha giocato, dove magari il materiale a disposizione è minore rispetto alle altre partite, però ripeto, il fatto che viene comunque una squadra con il blasone dove stanno comprando i giocatori molto importanti deve far solo sì che ci carichi e che ci fa affrontare la partita nel migliore dei modi. Ma d'altronde questo l'abbiamo fatto anche a Vercelli, ripeto, perché abbiamo fatto un'ottima gara, l'unica cosa è che abbiamo commesso degli errori, ripeto. Dobbiamo capire maggiormente che il risultato è molto più importante quest'anno. La formazione definitiva non ce l'ho ancora in mente perché anche sabato scorso avevo più di un dubbio e li ho portati dietro fino alla fine. È chiaro che se mi vai sullo specifico su Ferrari, un giocatore che ha fatto un'ottima gara, ha fatto anche gol, credo che sia difficile tirarlo fuori. Bisogna anche a volte nelle scelte che uno cerca di fare logiche, poi possono essere giusto o sbagliate, ma si vive anche del momento, quindi un attaccante che va in rete chiaramente quasi sicuramente giocherà, a meno che non succeda qualcosa stavolta, però ripeto, sulle valutazioni c'è anche la rifinitura,
abbiamo finito di fare allenamento adesso, dove magari abbiamo fatto anche le situazioni da palla inattive, a volte uno prende spunto anche da come interpretano queste situazioni, perché purtroppo nel calcio di oggi sono molto importanti anche le palle inattive, quindi nel momento in cui uno va a scegliere la formazione deve valutare tutto. Ripeto, uno cerca di fare delle scelte logiche, che poi possono essere giuste o sbagliate, ragazzi,